Piazza Armerina è una ridente cittadina dell'interno della Sicilia, resa celebre da secoli per la riscoperta, avvenuta mezzo millennio dopo la sua scomparsa, di una delle più straordinarie domus che ci siano giunte dal lontano mondo romano, la cosiddetta Villa Romana del Casale. La sontuosa villa fu edificata sui resti di un insediamento rustico nella prima metà del IV secolo d.C. La sua grandiosità fa pensare che il committente fosse un personaggio molto ricco e influente del tempo. C'è chi ha pensato addirittura all'imperatore Massimiano o a suo figlio Massenzio. Col tempo la dimora fu ampliata e arricchita da una collezione immensa di straordinari mosaici, fra i più importanti fra quelli giunti sino a noi. Nei secoli la villa fu lentamente dimenticata e nel basso Medioevo addirittura sommersa, in seguito a un'alluvione, da una spessa coltre di fango. Essa fu riscoperta solo alla fine del 1700, ma fu nella prima metà del Novecento che fu riportata alla luce, riassumendo in gran parte lo splendore di un tempo, tanto da essere stata dichiarata dall'UNESCO nel 1997 Patrimonio dell'Umanità. L'immensa villa è situata alle pendici del Monte Mangone e si articola su tre livelli con decine di ambienti che ne denotano l'importanza. Possiede addirittura due grandi peristili, un imponente reparto termale, un enorme numero di camere di servizio, decine di stanze da letto e triclini e persino una monumentale basilica. Alla villa si accedeva tramite un imponente arco trionfale che dava subito al visitatore l'idea della sua importanza. A colpire sono subito le grandi caldaie destinate alle terme, mentre un vasto spazio dedicato alle latrine ci fa capire subito lo sfarzo senza limiti che i proprietari vollero esibire. Lo stesso pavimento di quella, infatti, è decorato con bellissimi mosaici che ci confermano l'eccezionale importanza della residenza. Nei pressi si entra nell'imponente reparto termale della casa, dove ci accoglie un ampio vestibolo decorato sul pavimento dalla prima delle molte rappresentazioni mosaicali celebri che ci offre il luogo. Quello di cinque figure, probabilmente simboleggianti i proprietari, che accolgono gli ospiti offrendo loro dei doni.
I reparti classici del complesso, frigidarium, tepidarium e calidarium, sono dislocati attorno a una vasta sala, decorata con uno dei più splendidi mosaici di tutto il complesso, una scatenata corsa di quadrighe ambientata nel Circo Massimo di Roma. Tutto intorno le classiche sale destinate a massaggi, bagni e saune. Entriamo ora nella casa dall'ingresso principale, in un vestibolo anch'esso decorato sul pavimento da figure mosaicali che mostrano personaggi nel gesto di accogliere gli ospiti. Il grande peristilio che ci accoglie più avanti è circondato da un lungo colonnato e anch'esso decorato sul pavimento da una geometria di splendidi mosaici. Sulla sinistra scopriamo i primi ambienti. Sono quelli di servizio, cucine, camere per la servitù, eccetera. Anch'essi, come al solito, decorati da splendide raffigurazioni mosaicali. Da qui si accede alle prime stanze private, sempre arricchite di mosaici spesso celebri, come un gruppo raffigurante forse il Ratto delle Sabine, in cui spicca una splendida figura di donna, vestita con abiti sontuosi, che sembra scappare e nel gesto fa volare nell'aria una leggerissima sciarpa colorata.
In una stanza successiva ammiriamo una scena molto ben conservata, raffigurante un paesaggio idilliaco, abitato da barche e numerose figure di pescatori. Una successiva sala dell'appartamento privato, invece, è decorata dalla cosiddetta piccola caccia, una scena complessa e particolarmente animata in cui si scorgono le figure dei proprietari e del loro seguito impegnati in una dinamica scena di caccia con i cani. Proseguiamo la nostra passeggiata per scoprire uno degli ambienti più celebri della dimora, il corridoio della Grande Caccia. Si tratta proprio di un lungo corridoio, il cui pavimento è completamente occupato da decine di meravigliose scene di caccia. Si tratta certo di una celebrazione del potere imperiale attraverso la cattura di ogni specie di animale esotico. Non quindi una scena venatoria, come abbiamo visto nel mosaico della piccola caccia, ma un'incredibile e realistica rappresentazione di cattura di animali vivi destinati ai giochi del circo. Un'opera di una meraviglia incredibile, quasi perfettamente conservata, che ci mostra con un realismo e un dettaglio di particolari impressionanti l'attività frenetica e pericolosa di uomini addetti a catturare animali feroci di ogni tipo. Elefanti, leoni, bufali, rinoceronti, struzzi, tigri, con un dinamismo dell'insieme e una ricercatezza di particolari che ci fanno conoscere in dettaglio la reale vita del tempo. Il tutto sotto lo sguardo di serissimi personaggi di rango,
vestiti con abiti lussuosissimi che dominano e controllano l'ambiente e le varie azioni. Sicuramente una delle più straordinarie rappresentazioni di vita e di lavoro antichi che ci siano mai pervenute. Continuiamo la nostra visita alla villa romana del Casale di Piazza Armerina in uno dei suoi ambienti più celebri, quello delle ragazze in bikini. Preceduta da una piccola camera decorata da mosaici composti da 66 quadrati, scopriamo infatti un'altra stanza, divenuta forse la palestra della casa, con la celeberrima immagine delle palestrite che vengono comunemente chiamate le ragazze in bikini. Si tratta di 10 giovani fanciulle impegnate in una competizione sportiva, in occasione dei giochi dedicati alla dea madre Teti. Le ragazze indossano quelli che dovevano essere gli abiti consueti in queste occasioni, e cioè un subligar, cioè una mutandina, e lo stropion, una sorta di top che agli occhi nostri sembrano proprio dei moderni bikini. Le ragazze sono impegnate nelle discipline sportive del pentathlon femminile dell'epoca, e cioè il salto in lungo, rappresentato dalla figura che impugna due piccoli manubri, il lancio del disco, effettuato da una figura in una posa plastica. La corsa, effettuata da due ragazze, una delle quali volge il capo indietro per controllare il distacco dalla rivale. Il gioco della palla,
effettuato con un'altra immagine plastica da due atlete. E infine la corsa con le ruote, rappresentata dall'atleta che regge appunto un cerchio con i raggi fusiformi. Questa inoltre rappresenta la conclusione della gara, in quanto sta per essere incoronata vincitrice da un'altra donna che le porge un ramo d'alloro e una corona di rose. Corona che appare già sul capo della ragazza accanto, evidentemente vincitrice in un'altra disciplina. Interessante notare alcuni dettagli, come i gioielli indossati da alcune atlete, che confermano la nobiltà dei proprietari della casa, dal momento che solo le fanciulle d'alto lignaggio potevano partecipare a gare sportive e letterarie. Proseguendo la nostra visita, possiamo ammirare la stanza successiva, chiamata Dieta di Orfeo. Particolarmente raffinata per la presenza di una nicchia con due colonne in cui era inserita una statua di Apollo, il rivestimento in marmo delle pareti e una fontana al centro. Era quindi una stanza di rappresentanza, destinata ai pranzi importanti e alle riunioni conviviali, ma anche dedicate alla musica, visto il tema del mosaico sul pavimento. Esso infatti rappresenta al centro Orfeo, mitico cantore e poeta, che suona la cetra donatagli da Apollo, ai piedi di un albero popolato da uccelli. Intorno una schiera di animali, dai più piccoli come lucertole, topi, uccelli, persino ricci e lumache, ai più grandi come elefanti, ippopotami, cammelli, rinoceronti, che incantati dalla sua musica volgono mansueti la testa verso di lui. Per proseguire la nostra visita dobbiamo ora uscire dalla villa e attraversare un altro peristilio, più piccolo di quello visto all'ingresso e che doveva certo servire a far passeggiare gli ospiti dopo i laudi banchetti loro offerti. L'ambiente era circondato da pergolati in legno e fontane che creavano giochi d'acqua. L'ambiente ideale per socializzare e prepararsi al pranzo servito nel vicino triclinio o per riposarsi al suo termine. Anche qui non mancano mosaici che raffigurano busti di animali, tigri, leoni, cavalli, lupi, oche, anatre, eccetera, racchiusi in foglie d'acanto. Accanto al peristilio troviamo un piccolo ambiente minore, forse uno spogliatoio, pure ugualmente decorato sul pavimento con una bella scena bucolica, rappresentante una serie di amorini intenti a vendemmiare l'uva in un grande campo. Sullo spiazzo si affaccia un altro degli ambienti importanti della villa, cioè un grande triclinio triabsidato, la grande sala per i banchetti dove il Dominus ospitava i commensali di riguardo. Qui gli ospiti, adagiati su un fianco sui triclini, lettini in bronzo senza schienali, consumavano lauti pasti serviti dagli schiavi, mentre al centro si svolgevano spettacoli di ballo e canto, ma anche solenni panegirici, illustranti le grandi imprese che richiamavano i sontuosi mosaici presenti nella sala, in cui appunto si esaltavano le gesta di dei ed eroi. In particolare l'epopea di Ercole e delle sue mitiche fatiche, fino all'apoteosi dell'eroe che, accompagnato da Dioniso, viene accolto nell'Olimpo da Giove che lo incorona. Una splendida rappresentazione allegorica nata per esaltare il trionfo della forza e delle virtù sul caos e la malvagità, ovviamente riferiti al Dominus della casa e all'imperatore. Rientriamo nella villa nella sua parte sud per visitare altri meravigliosi ambienti. Questa è la sezione padronale della dimora, con varie stanze destinate al Dominus e alla sua famiglia. All'appartamento privato si accedeva dall'atrio semicircolare, un ambiente con colonne marmoree ioniche che sorreggevano un tetto pendente che incanalava l'acqua piovana in un piccolo impluvium, cioè una vasca da cui uscivano giochi d'acqua.
bellissimi mosaici del pavimento, molto ben conservati, rappresentano una scena gioiosa, composta da amorini alati su barche, mentre pescano con ami, reti e nasse in un mare affollato di pesci, che sembra, per il numero delle specie ritratte, dalle cernie ai cavallucci marini, dalle aragoste alle murene, un vero catalogo ittico del Mediterraneo. Dall'atrio si accendeva direttamente al grande ambiente detto la Dieta di Arione, un grande soggiorno dove la padrona di casa accoglieva ospiti e ascoltava musica o offriva banchetti più intimi e colti. Anche questo ambiente ci offre una decorazione a mosaico fra i più splendenti della casa. La lunetta in fondo è rappresentato il dio oceano, dalla cui bocca escono polpi, pesci, gamberi e altre creature marine. Al centro il poeta Arione suona la cetra tra le onde, a cavallo di un delfino, mentre gli fanno corona mostri marini che emergono dalle acque, grifoni, tigri, pantere, lupi e leoni. Dappertutto, infine, appaiono le Nereidi, ninfe acquatiche dall'elegante femminilità, nude ma riccamente addobbate di splendidi monili, che riempiono di sensualità la meravigliosa scena corale dell'insieme. Sempre dall'atrio si poteva poi accedere a due camere da letto padronali, entrambe precedute da due vestiboli. Quello a sud ci presenta uno splendido mosaico pavimentale che illustra una particolare rappresentazione delle corse di biga nel circo, questa volta guidate da fanciulli e trainate da pariglie di animali colorati in funzione delle fazioni di appartenenza. Animali che portano al collo elementi che richiamano lo scorrere delle stagioni, ghirlande di fiori per i fenicotteri rossi simboleggianti la primavera, le spighe al collo delle oche bianche che richiamano l'estate. I grappoli d'uva dei polli sultani azzurri per l'autunno. E infine le foglie d'olivo dei fagiani verdi che rappresentano l'inverno. Carro quest'ultimo che risulta il vincitore e al cui guidatore un altro bambino sta consegnando la palma della vittoria. Dal vestibolo del piccolo circo si accedeva all'ambiente più importante delle stanze padronali, anch'esso decorato da uno splendido mosaico pavimentale che rappresenta una gara fra musici, attori e poeti. In alto, due ragazze intrecciano corone di rose destinate ai vincitori. In una fascia inferiore appaiono quattro suonatori, di un personaggio in tunica bianca che tiene la palma da consegnare al vincitore, mentre con la mano alzata dà inizio alla competizione musicale. Al centro due attori maschi e due femmine, che circondano un grande disco con le note musicali. In basso infine è raffigurato un gruppo di personaggi con lunghe tuniche e un altro disco con note.
Su un tavolo, infine, si notano i premi destinati ai vincitori. Rami di palma, ghirlande di fiori e due sacchetti di monete, di cui è indicato anche il valore, 12.500 denari, una cifra molto elevata. Sul lato nord dell'atrio si entrava invece in un'altra grande stanza da letto padronale. A precederla un piccolo vestibolo, su cui pavimento un bellissimo mosaico ci mostra il combattimento fra Pan, dio dei boschi, ed Eros, dio dell'amore. Accanto ai contendenti appare Sileno, con la corona di fiori in testa che simboleggia l'inviolabilità del giudizio arbitrale. Eros è accompagnato dalle figure di due fanciulli e tre donne, identificati come la famiglia del Dominus o addirittura la famiglia imperiale. A Pan invece si accompagnano tre menadi, figure mitiche della cerchia dionisiaca, e un satiro che indica i premi messi in palio sulla mensola. Rami di palma e due sacchi di monete che indicano entrambe la stessa cifra, cosa interpretata come segno di equità fra i due dei. Dal vestibolo di Eros e Pan si entra quindi nel cubicolo detto dei fanciulli cacciatori, che costituiva forse la stanza del figlio del Dominus. La bella decorazione mosaicale è rappresentata da tre registri di genere floreale. In alto due ragazze raccolgono rose. A seguire una giovane porta cesti ricolmi sempre di rose, mentre dalla parte opposta un'altra ragazza intreccia corone di fiori. In basso invece un ragazzo trasporta cesti sempre di rose mediante una pertica portata a spalla. Il resto della scena rappresenta scene di caccia e altre in cui sono gli animali a inseguire i ragazzi, uno dei quali, inginocchiato, è addirittura pizzicato da un gallo. Completiamo la visita agli appartamenti padronali della villa con altre due stanze poste a nord. Ad entrambe si accedeva tramite un altro vestibolo che contiene uno dei mosaici più celebri e importanti della villa. Esso ci mostra la celebre scena dell'Odissea in cui Ulisse, catturato da Polifemo, gli offre del vino per farlo ubriacare e poterlo accecare, mentre due suoi compagni ne preparano dell'altro. Particolarmente efficace la figura del gigante, seduto su una roccia nell'atto di accettare il calice, che è rappresentato con tre occhi, barba e capelli lunghi, la cui brutalità, oltre che dall'aspetto, è indicata dalla carcassa di agnello squartato che tiene in grembo. Una scena perfettamente conservata, di straordinaria veridicità e grande emozione. L'altro ambiente, invece, probabilmente la camera da letto del proprietario della villa, era composta da due ambienti contigui. In quello interno sono affrescati una menade e un satiro, mentre sul pavimento i mosaici descrivono cerchi che formano fiori. Ai lati sono raffigurate quattro figure femminili che impersonano le quattro stagioni. Al centro della sala spicca un'altra immagine famosa della casa, un dodecagono con una corona di alloro che contiene una scena erotica in cui un efebo abbraccia una giovane fanciulla che si denuda. Tutto l'insieme richiama allegoricamente concetti già visti in altri mosaici, ad esempio l'eternità dell'amore rappresentato da Eros e Psiche, cioè l'amore sensuale e quello spirituale, cosa evidenziata dall'accostamento dell'immagine erotica con le stagioni, che simboleggiano l'eternità del tempo contrapposta alla brevità della vita umana, con un chiaro invito a raccoglierne i piaceri. E concludiamo la nostra visita a questa meravigliosa dimora antica nel suo ambiente più rappresentativo, la Basilica, una grandiosa sala alla quale si accedeva tramite una piccola scalinata dall'ambulacro della Grande Caccia.
come al solito, il suo nome, a differenza di quello che gli attribuiamo oggi, non si riferisce a un luogo religioso, ma a quello in cui il dominus della casa incontrava gli ospiti di riguardo e teneva i ricevimenti ufficiali. Tutte le pareti e il pavimento erano rivestite di marmi policromi, mentre nell'abside si trovava il trono imperiale, sovrastato da una gigantesca statua di Ercole. La nostra visita a questo meraviglioso monumento dell'antichità termina qui. Un luogo che si dovrà visitare con emozione e rispetto, immaginando la vita comune e quella di grande rappresentanza che dovettero animare per secoli le sue stanze, i suoi corridoi, illustrati da uno dei più straordinari film di pietra che ci siano giunti dall'antichità, ammirando il quale potremo considerarci anche noi, per una volta, ospiti di un mondo meraviglioso e scomparso per sempre.